36 milioni di euro con 92 comuni coinvolti, 10 quelli capofila, 8 accordi di programma e 16 integrazioni di intese già siglate in passato. Sono questi i numeri che fanno da scenario alle convenzioni per l'attuazione dei programmi integrati di sviluppo locale, sottoscritte a Catanzaro alla presenza del presidente della regione Mario Oliverio e dei sindaci dei comuni interessati. Oggi, ha detto Oliverio, procediamo alla stipula di queste convenzioni sottoscritte da quasi 100 comuni. I fondi per l'Unione Europea sono la quota più consistente di risorse destinate alla Calabria e noi dobbiamo prestare la necessaria attenzione a questi procedimenti per evitare gli errori e le mancanze del passato. Occorre imboccare la strada della buona amministrazione attraverso il metro della buona amministrazione. Serve un salto di qualità a partire dalla regione ed un'assunzione di responsabilità da parte di tutti gli enti interessati. Negli anni scorsi è stato accumulato notevole ritardo ed ora occorre lavorare per recuperarlo. Abbiamo sbloccato i pagamenti e tracciato un cronoprogramma per evitare che la nostra terra perda le risorse. Ah, noi stiamo lavorando alacremente per recuperare un notevole ritardo accumulato nel corso di questi anni. Come è noto, la nostra regione, insieme ad altre, ma più marcatamente la nostra regione, ha un ritardo enorme nell'utilizzazione delle risorse dell'Unione Europea. Noi abbiamo pochi mesi di tempo fino al 31 dicembre per recuperare il recuperabile, stiamo lavorando alacremente. Abbiamo sbloccato i pagamenti perché, come è noto, erano bloccati dal 2011, evitando una situazione di maggiore disastro per la nostra regione. I fondi dell'Unione Europea sono la quota più consistente di risorse destinate alla Calabria e noi dobbiamo prestare l'adeguata attenzione. Per questo oggi abbiamo deliberato lo scorrimento delle graduatorie per quanto riguarda i PISL. Oltre 92 comuni hanno sottoscritto le convenzioni, ho chiesto ai comuni di accelerare le procedure in questi mesi perché queste opere possano andare a buon fine, saranno accompagnati da noi, dalla Regione, perché bisogna costruire un nuovo rapporto tra la Regione e il sistema istituzionale a partire dagli enti locali, perché solo attraverso una forte cooperazione è possibile vincere questa sfida difficile e noi stiamo lavorando per vincerla. Ma stiamo lavorando per riorganizzare la macchina, ma soprattutto per sburocratizzare, per accelerare le procedure. E ho avuto modo di fare riunioni di merito con la struttura della Società dell'Ambiente per sbloccare le valutazioni di impatto ambientale, le autorizzazioni necessarie. Stiamo mettendo a punto anche una legge di snellimento delle procedure perché ci sono molti passaggi inutili, burocratici che fanno perdere tempo. Le perdite di tempo bisogna rimuoverle perché anche attraverso questa procedura macchinosa nel corso di questi anni la Regione è stata messa in ginocchio. Ma non si può fare in un anno quello che non si è fatto in 7 anni. In 7 anni sono stati impegnati 800 milioni e qualcosa in più di euro su 3 miliardi di euro, noi in un anno è impensabile che si possa spendere quello che non si è speso il doppio di quanto non si è speso in sette anni. Tuttavia stiamo lavorando per creare le condizioni perché comunque le risorse rimangano al nostro territorio. Dico che è impossibile perché in un anno bisognerebbe fare progetti, procedure di gare di appalto, affidamento dei lavori, realizzazione dei lavori e rendicontazione. Come vi potete rendere conto, è una missione impossibile questa. Tuttavia stiamo lavorando, come questa mattina, un altro tassello che mettiamo per recuperare il recuperabile e soprattutto per evitare che alla fine la nostra regione perda risorse, perché per altre vie abbiamo messo appunto una strategia per salvare le risorse.